Siamo stati a Grevina di Catania, dove una bella realtà locale, l'Associazione Quartiere San Paolo, ha lanciato l'iniziativa del Centro Commerciale Naturale. Ma ci spiega tutto ai nostri microfoni Alessandro Bifera, vicepresidente dell'associazione. L'iniziativa è stata proposta, ideata, portata avanti dall'Associazione di Volontariato Quartiere San Paolo, di cui io sono anche il vicepresidente, ma la prima linea, diciamo che è un direttivo di tutto rispetto, agguerritissimo e è attaccatissimo al territorio. Due settimane fa abbiamo lanciato appunto lo Shopping Village San Paolo, che prima di tutto vuole essere senza mezzi termini, uno strumento per i nostri esercenti, per la nostra gente. Logicamente stiamo parlando di una iniziativa a costo zero, un'iniziativa che ha solamente vantaggi. Noi abbiamo capito che la vera locomotiva di un quartiere sono i nostri commercianti, i nostri esercenti, che comunque tutte le mattine hanno il coraggio di aprire un'attività e di portarla avanti con i mille problemi che ormai tutti noi sappiamo. Abbiamo trovato e escogitato appunto questo modo per sostenerli. Come li vogliamo sostenere? La parte, diciamo, organica di questo progetto, che attualmente è una bellissima pagina social che tutti potete andare a visitare. Nel giro di due settimane abbiamo fatto già 500 mi piace, abbiamo raggiunto quasi 7.000 utenti, che comunque per un quartiere come il nostro non sono pochi. E questa pagina social, che cos'è in poche parole? È la prima impronta di un gruppo costituito, un gruppo che non c'era mai stato, quindi si parla di dialogo tra i commercianti, si parla di idee, si parla di soprattutto sponsorizzazione, pubblicità gratuita che direttamente loro fanno all'interno della pagina. Questa infatti è la grande novità social che stiamo portando. Noi, logicamente, il nostro progetto non si può fermare qui. E infatti, grazie a un grandissimo dialogo con l'amministrazione, quindi anche con il sindaco Massimiliano Giammusso, da qualche giorno abbiamo anche una sede sul territorio che vogliamo assolutissimamente sfruttare per questo progetto, perché crediamo fortemente sulla territorialità. Noi non ci dobbiamo mai distaccare da quelle che sono le nostre radici e per questo vogliamo sfruttare questa collaborazione col comune, la sede, tutte le nostre, diciamo, conoscenze per sostenere anche in maniera non solo social, ma abbiamo intenzione di creare una parte anche, come possiamo dire, di corsi, burocratica. Il commerciante ha bisogno di ha un'esigenza particolare, forti della nostra esperienza dialogativa con il comune. Vorremmo anche implementare questo discorso. Il nostro territorio pecca tutto di comunicazione. Non è semplice far capire che a oggi il momento è quello giusto, perché c'è molta più consapevolezza. Purtroppo la grande distribuzione non è fallita, ma sta avendo numerose, diciamo, perdite, stanno chiudendo in parecchi. Allora è il momento giusto per far capire che il piccolo oggi ha un vantaggio in più, ovvero l'originalità del prodotto, ovvero la ricercatezza del prodotto. Il main partner di questo progetto è anche Grevina Oggi Social Page, che la scorsa settimana, fortunatamente, non lo so, ha raggiunto in una settimana più di 40.000 utenti, quindi tutto questo è a disposizione dell'utente finale, che per noi sono i nostri esercenti. L'opportunità è stata creata, non rimane, come dire, di sfruttare questa bellissima iniziativa, che tra l'altro, ripeto, a costo zero. Il progetto non rimane solo sullo Shopping Village San Paolo, il progetto è quello di implementare sempre di più iniziative sul territorio dal punto di vista strutturale. Proprio per questo noi abbiamo lanciato vari progetti, come strutturali il vicino parco, un progetto di ammodernamento, perché crediamo che le due cose si possono perfettamente, anzi si devono perfettamente unire, perché se parte la locomotiva del centro commerciale può trainare anche il parco e viceversa. Infatti noi in futuro vogliamo lavorare, come dire, a braccetto e organizzare attività ludiche, laboratori con e verso le due cose, un vero punto, chiamiamolo un crocevia di
commercianti, attività sociali, associazione, quindi tutto quello che magari 30 anni fa poteva rappresentare il quartiere.